No, grazie davvero molto a Nello Rossi per aver affrontato in modo così articolato la questione dell'apartheid, che nel linguaggio diciamo, degli attivisti sia israeliani che palestinesi che internazionali, ormai l'apartheid è un linguaggio trattato, conosciuto, fin da quando ci fu questo attacco, per esempio, a Carter, che osò dire forse c'è l'apartheid in Israele. Però tu ci hai fornito degli strumenti estremamente interessanti e importanti, perché queste cose non vanno solo dette, vanno anche proprio espresse, articolate, e quindi ci hai dato veramente elementi importanti sui quali possiamo lavorare molto concretamente. Chiarezza intellettuale, dicevi, c'è un bisogno moltissimo e tu ce l'hai offerto l'occasione, insomma, grazie quindi a te. E invece darei adesso la parola a Fausto Giannelli dei Giuristi Democratici. Grazie soprattutto dell'invito e della possibilità che mi è stata offerta oggi. Ho preso parecchi appunti che davvero mi serviranno, di ascoltare due sessioni, quella mattutina e quella di oggi, interessantissime, per cui ho preso alcuni appunti e mi sono segnato alcune questioni che vorrei provare a, in brevissimo tempo che mi rimane ovviamente, sviluppare e riassegnare come stimolo e spunto al dibattito, provando, ascoltando sia gli interventi di questa mattina che quelli di oggi pomeriggio, che alcune letture che avevo fatto ultimamente, a chiedermi effettivamente di fronte a questo problema, questo nodo irrisolto e che è sempre irrisolvibile della questione israelo-palestinese, ma oggi giustamente, anche questo va dato merito alla Fondazione Lelio Basso, che abbiamo cercato di inquadrare con uno sguardo dall'interno della società israeliana, dello Stato israeliano, prima ancora di chiedersi come questo Stato agisce nel conflitto con la realtà palestinese, con i territori occupati. Ebbene, io parto da un suggerimento, da una suggestione che credo sia stata molto opportuna questa mattina di Avraham Burg, quando dice, guardate, che dobbiamo partire dalla realtà dei fatti e lo Stato delle due, i due Stati, la soluzione che sempre si ripete, ormai come un mantra, anche stancamente, due Stati per due popoli, che è la soluzione logica, giusta, quella che ancora oggi nelle risoluzioni ONU viene tracciata con un'ipotetica linea verde, che Netanyahu però rivendica di avere cancellato de facto. Ebbene, quella è la soluzione con linea verde che divide due stati, Israele e Palestina, che oggi non ci sono, domani chissà, dopodomani, ma in un futuro forse sicuramente. In un futuro dove però io vorrei riprendere un'altra suggestione, è un futuro a cui noi dobbiamo dare una scadenza temporale. Qual è questo futuro temporaneo e provvisorio, questa fase di transizione che siamo disposti ad accettare, pensando che possa ancora esistere un approdo definitivo verso quei due stati che convivano in pace? Ebbene, io credo che il tempo abbia cancellato una possibilità, che siamo o non siamo d'accordo, ma conviene fare i conti con la realtà di fatto. La soluzione dei due stati, che non è mai stata voluta realmente all'interno di Israele, oggi è sempre più impraticabile, perché mentre si discuteva in questo ipotetico processo di pace, l'ha definito uno stato mentale Avraham Burg, in realtà the solid facts on the ground, la situazione reale veniva cambiata e modificata per renderlo impossibile. Allora, se quella soluzione è impossibile, un'altra soluzione rimane, dovremmo cominciare a indagarci, che è quello dello Stato unico binazionale. C'è uno Stato in cui possono convivere i due popoli, ebrei e palestinesi, insieme in pace. Però io a questo punto accetto questa suggestione, che tra l'altro è interessante, offre un nuovo paradigma, però si scontra con un problema. In realtà, uno Stato di questo tipo, se noi vogliamo andare al di là delle semplici enunciazioni e dichiarazioni, ma della realtà di fatto, già c'è. C'è una situazione di uno Stato che controlla un territorio, che ne ha la sovranità militare, politica e la gestione, e però questo Stato che c'è e che si prospetta di mantenersi ancora per un lungo tempo è uno Stato che ha alcune caratteristiche, quindi uno Stato con due sfere di democrazia differenziata, una democrazia piena all'interno di Israele, e che poi vedremo, secondo me non è così. Ecco, e dopo vorrei arrivarci. Quindi alcuni dicono all'interno di Israele, noi andiamo verso questa bipartizione, una condizione all'interno di Israele, felice, serena, unica democrazia, paradiso dei diritti civili e politici, e una situazione all'esterno, purtroppo dettata da una contingenza militare, dalla dura realtà dell'occupazione militare, dove Israele è una democrazia di altro tipo, tra virgolette. Ebbene, in realtà questa soluzione, per cui vediamo due sfere di democrazia oggi sul territorio presenti,
spiegati in questo modo, secondo me spiega poco, ed è una posizione assunta da importanti giuristi israeliani, penso al Presidente della Corte Suprema, che io non mi trovo d'accordo, perché in realtà qual è la situazione che io credo reale? Queste due sfere di democrazia limitata, ha detto molto bene Jafar Farah, in realtà noi abbiamo all'interno di Israele una comunità che rappresenta un quinto di cittadini israeliani, non ebrei, che si trovano in una condizione ben diversa, quindi noi abbiamo all'interno dello Stato di Israele, è stata detta una democrazia che funzioni in maniera differenziata. E a un convegno a cui ho avuto l'onore di partecipare con un giornalista che stimo molto, Gideon Levi, lui dice in realtà noi abbiamo tre regimi democratici, una democrazia piena e liberale in Israele per gli ebrei, una democrazia differenziata e ridotta per i cittadini israeliani non ebrei e una situazione di regime antidemocratico e dispotico di occupazione militare nella West Bank. Allora, queste tre sfere già ci pongono un problema maggiore, perché in realtà questa situazione tende a prosperare e io parto, mi è piaciuto moltissimo l'intervento di Nurit dove parlava del problema dell'educazione, della cultura, laddove si creano le basi culturali dell'identità di un popolo, per collegarmi a un discorso che ha fatto il capo di Stato, il Presidente della Repubblica Israeliana, Rivlin, il quale dice «Io sono preoccupato perché oggi in Israele convivono quattro tribù e queste quattro tribù io le evidenzio dal sistema educativo». Ci sono un 20% scuole arabe secondo l'identità araba, poi ebrei laici, ebrei religiosi, ebrei ortodossi. Queste quattro tribù non comunicano fra loro, non si parlano e non si confrontano, nemmeno il servizio militare è più quel luogo comune di identità perché gli ultraortodossi ne vanno esenti, e abbiamo uno Stato frammentato in quattro e questo è un problema. In realtà è un problema, perché vediamo come quando parliamo quindi di Israele, di uno Stato, siamo già passati a due, a tre, a quattro situazioni, e io vorrei cercare, se posso dal mio piccolo, di trovare quello che secondo me è uno dei problemi, se non il peccato originale, con una terminologia un po' biblica e poco originale, il peccato originale in questo senso, cioè che noi sottintendiamo, e l'ha detto molto bene anche nei libri di testo, che Israele sia stato democratico ed ebraico. Questa definizione torna sempre, è accettata in Israele senza problemi. E in realtà noi, dal di fuori, lo sguardo, non accetteremo mai questo. Chi di noi accetterebbe che la Francia si autodefinisca Stato democratico cristiano o che lo fa già l'Italia? Definire uno Stato democratico ed ebraico, cosa che è il linguaggio corrente in Israele, pone secondo me una serie di problemi, assieme ad un altro, che dovremmo veramente provare a indagare e a discutere. Cioè, pensare di essere Stato democratico ed ebraico e che quindi l'identità ebraica sia costitutiva, ovviamente pone in radice il problema di chi fa parte di quello Stato ma ebreo non è, che per questo stesso appartiene allo Stato in condizioni di minorità. Quindi in nuce un apartheid già trova lì il suo seme. E andiamo avanti, c'è un secondo punto fondamentale dal punto di vista internazionale per cui Israele rivendica di essere stato in stato di emergenza e in stato di eccezione. Dalla sua sorgere Israele ha dichiarato di essere stato in stato di emergenza per il conflitto militare che incombeva e per fare un esempio Israele sottoscrive alcune convenzioni internazionali, non tutte, ma quelle che sottoscrive come il patto dei diritti civili e politici nel 1966 lo sottoscrive e nello stesso giorno invia una lettera di deroga dicendo che sospende l'applicazione perché vige in Israele uno stato di eccezione e di emergenza. Quindi non dà applicazione a questa fondamentale convenzione sui diritti civili e politici basilari. In realtà io credo che il problema non sia che Israele sta vivendo uno stato di eccezione, ma che Israele rivendica di fondo di essere uno stato eccezionale. E questo stato eccezionale, quindi, rivendica a sé una condizione parimenti eccezionale. Allora, si è detto come mai poi le scuole creano queste persone, l'ha spiegato benissimo Nurit, ma io sono debitore Gideon Levi di un articolo uscito sui giornali israeliani di un sondaggio che sembra raccapricciante. Da questi numeri vorrei partire. In un sondaggio effettuato, la maggioranza degli ebrei israeliani dichiarava di essere favorevole a una preferenza degli ebrei israeliani rispetto agli arabi israeliani, parimenti cittadini di Israele. C'è una discriminazione che tenesse conto dell'appartenenza etnica religiosa. Questa percentuale aumentava enormemente tra gli aredim, gli ultraortodossi, i quali si dichiaravano in stragrande maggioranza a favore di strade differenziate, a espulsione e transfer verso l'esterno di cittadini israeliani non arabi, non ebrei,
è un risultato di un sondaggio che era capricciante. Scrivendo una mail con Guido Levi mi dice: questo sondaggio mi ha fatto accapponare la pelle, mi ha fatto chiedere in che stato vivo. Ora, in realtà, io, siccome non credo che ci siano stati che vadano demonizzati, dovremmo riflettere serenamente e in maniera più fredda possibile su questi dati. Cioè, se la maggioranza degli ebrei, il 59%, dice che è favorevole a che ci sia un criterio di preferenza legale che discrimini positivamente gli ebrei, se il 49% dice che il governo si deve occupare prima dei cittadini ebrei che dei cittadini arabi, parliamo sempre di israeliani, non dei palestinesi che vivono alla West Bank, allora noi dobbiamo veramente chiederci cos'è questa situazione. Gideon Levi dice: cos'è diventato lo Stato di Israele? Io vorrei chiedere un'altra cosa, forse come lo Stato di Israele si è configurato dall'inizio, cioè il definirsi e l'autoappellarsi Stato ebraico e democratico, poteva a lungo termine essere compatibile o si crea un ossimoro, un'antinomia tra uno Stato democratico, cioè uno Stato che appartiene a tutti i suoi cittadini e che dà pari rappresentanza e dignità politica a tutti i cittadini, e uno Stato che si definisce ebraico, cioè individua in un'appartenenza etnico-religiosa il criterio fondante della sua identità e anche il criterio in base alla quale vengono riconosciuti maggiori o minori diritti ai suoi cittadini interni. E siamo sempre all'interno di Israele, senza occuparci di quella disgraziata parte del mondo che è West Bank e Gaza. Allora, questo pone un problema, io credo, fondamentale, cioè i diritti politici distinti tra ebrei e non ebrei, e questa discriminazione, che un autorevole giurista ha detto non è una discriminazione a danno degli arabi israeliani, ma a favore degli ebrei israeliani, con un criterio un po' cavilloso che mi permetterei, su cui mi permetto di mettere un sorriso più che una sottolineatura. Cioè, a questo punto si pone un problema che è costitutivo e che credo che debba affrontato. Nel momento in cui si immagina uno Stato unico, binazionale, dobbiamo immaginare se questo Stato proseguirà a definirsi, a autodefinirsi Stato ebraico, e che ruolo, che posto e che diritti potranno avere coloro che cittadini di quello Stato ebrei non sono. Perché ovviamente in questo momento si pone un problema fondamentale di tutela dei diritti individuali e dei diritti fondamentali basici. Cioè questa discriminazione ai danni degli ebrei pone un problema veramente di inquadrare lo Stato di Israele in un modo o nell'altro. E concludo, questo pone un problema non solo di Israele, ma anche a noi. Primo, perché io credo che il diritto e la disciplina dei diritti nel pianeta in realtà è più connessa di quanto noi crediamo. Come non ci sono esperimenti chimici e medici che non possono essere confinati in un laboratorio, in un luogo, anche se prima vengono fatti in un ambiente sicuro e protetto, le limitazioni dei diritti, ammantate da giustificazioni giuridiche, hanno la caratteristica negativa che raramente rimangono confinate in un luogo. La detenzione amministrativa, di cui hai detto molto bene, nel Rossi, in realtà è stata poi esportata su vasta scala. In realtà questi concetti, cioè di una situazione, di una società basata sul controllo militare, sulla discriminazione di base etnica religiosa, e tutti questi concetti sono in realtà concetti che poi vengono o rischiano di essere esportati nel mondo in un momento in cui il conflitto diventa mondiale e permanente, e Israele si presenta come il paradigma di una democrazia in guerra. E noi diventeremo in futuro, temiamo di diventare, democrazie in guerra e minacciate. Questo pone un problema generale, il problema se il militarismo civico è compatibile con la democrazia e fino a che punto. Ricordatevi che i romani, che hanno inventato il diritto moderno, stabilivano che le armate di guerra dovevano stare al di fuori della città, lo dico perché siamo a Roma, quindi un doveroso omaggio, ma è così. Le forze armate si accampavano al di fuori della città civile, e ancora oggi distingue il civile dal militare. Allora, nel momento in cui invece uno Stato fa dell'appartenenza militare, del militarismo civico, una caratteristica di identità, tanto che una delle prime discriminazioni è il fatto che esiste un soggetto, l'enumerator, che recluta chi fa il servizio militare o no, e da questo discendono conseguenze nella vita civile, il punteggio universitario e non solo. Ebbene, in questo momento noi dobbiamo interrogarci sul concetto di democrazia, non solo in Israele ma qua. Perché per troppo tempo abbiamo pensato che la democrazia è quel sistema in cui la maggioranza, democraticamente eletta, decide per tutti. Questo è l'involucro formale della democrazia, che la maggioranza, in realtà diceva Norberto Bobbio, cito un grande giurista democratico, la democrazia non è il sistema dove le maggioranze decidono, è il sistema dove le minoranze hanno tutelati i diritti. Allora, Israele è Stato ebraico che deve garantire la maggioranza dei cittadini ebraici a pena della sua sopravvivenza, Shimon Peres, è il luogo dove la maggioranza ebraica decide. Questo ci va bene?
Ma cosa penseremmo di una democrazia dove la maggioranza decide domani qui in Italia che una minoranza, ebrei o altri, hanno meno diritti? La continueremmo a chiamare democrazia? La democrazia formalmente è un sistema in cui si vota e la maggioranza decide, ma sostanzialmente è un sistema che tutela i diritti delle minoranze. E allora io credo che questo ponga un problema di democrazia nel senso proprio, vero e profondo, della società israeliana. Quel 20% che è minoranza e che viene esclusa in questo modo da un gioco politico a priori e deve rimanere minoranza a priori a prescindere perché non è ebraica, non è un problema di quella minoranza, è un problema di come noi accettiamo di definire democrazia in questo nuovo millennio. L'universalismo giuridico è un problema che non possiamo confinare a Israele, perché quelle deroghe, una volta accettate, rischiano di essere sdoganate una volta per tutte, cioè di fare della democrazia quello che diceva Platone, grande avversario della democrazia, perché diceva che la democrazia è demo, popolo, kratos, potere. E qui siamo tutti d'accordo. Ma lui diceva, attenzione, che la democrazia più spesso e soprattutto, demo vuol dire maggioranza e kratos violenza. La democrazia è la violenza della maggioranza che si impone con la forza della legge su una minoranza. E lui pensava che era un sistema pessimo. Noi abbiamo per lunghi anni fatto posto a una democrazia sostanziale che metteva i diritti della minoranza al primo posto. Ma se accettiamo di definire uno Stato, democrazia, in virtù di quello che la maggioranza, che si precostituisce maggioranza a prescindere, riserva a se stessi, e assegnando un ruolo minore a una minoranza, ebbene, in questo momento noi facciamo un passo indietro sulla democrazia, sulla nostra concezione di democrazia, per questo credo che sia urgente dibatterne, non solo riguardo Israele, ma riguardo anche a quelli che sono gli sviluppi della democrazia, che io credo siano sotto attacco e a rischio anche in Europa, anche in questo paese, ovunque, quando noi vediamo minoranze, difficoltà di integrazione delle minoranze e il rischio del conflitto bellico che è alle nostre porte, ovviamente in maniera meno drammatica di quello che succede in Israele, però sotto traccia c'è. Chiudo con la citazione di un importante giurista americano, un liberal, un campione dei giuristi democratici degli Stati Uniti, Alan Dershowitz, avvocato famosissimo, il quale diceva: io da liberal penso che il futuro della democrazia minacciato dalla guerra e dal terrorismo è una democrazia che si ripensa, cioè una democrazia che deve ammettere degli strumenti spiacevoli, deve ammettere la possibilità di tortura. Dershowitz dichiara favorevole alla tortura, a fin di bene, per difendere le maggioranze democratiche. E fa una serie di paradossi che da un avvocato liberal stupiscono e lui dice: noi dovremmo prendere ad esempio Israele, la democrazia che in guerra combatte quotidianamente col terrorismo, perché quello è un nostro possibile futuro. Ecco, io credo che questo sia un possibile, ma assai negativo, futuro che si schiude anche a noi. Grazie.